Sì. Francesco, il sindaco, prego. Sindaco? Mi sentite? Sì. Mi vedete? No. Sì. Ah, mi vedete? Benissimo. Allora, io penso che nel mio intervento, che nei toni e nei contenuti mi ero sforzato di ricondurre a una forma di collaborazione, credo di aver fatto un passaggio in cui espressamente, prima che tutti gli altri consiglieri potessero intervenire, avevo dichiarato esplicitamente una disponibilità ad integrare i deliberati. La registrazione è là, chi vuole la può riascoltare. Quindi, laddove si dice ci arrocchiamo, diciamo delle sciocchezze, scusatemi, non voglio polemizzare. Perché nel mio intervento, credo uno dei primi di questo dibattito consiliare, era chiaro la volontà di dialogare e di collaborare. Devo dire che, ahimè, mio malgrado, gli interventi successivi, soprattutto quelli dei consiglieri di minoranza, anziché cogliere l'aspetto positivo e costruttivo della mia esposizione, si sono attardati inutilmente in una diatriba trita e ritrita, ormai da 2 o 3 anni, che al 19 giugno 2020, cari colleghi, non ha più senso, perché si è parlato della mia delibera del 2005, del 2015, chiedo scusa, la delibera di giunta del 2015. Io ho sempre detto che quella è una copertura assicurativa che l'amministrazione comunale di San Severo ha dato all'inizio di quella procedura, atteso che, lo voglio ripetere, il comune di San Severo non ha alcuna potestà autorizzatoria. Avevamo il precedente poco edificante della centrale, dove il comune di San Severo, a fronte di una, diciamo, opposizione all'impianto, non aveva avuto alcuna compensazione. L'impianto c'è e le compensazioni no. Forti di quella negativa esperienza, questa volta l'amministrazione comunale, io credo di non aver sbagliato, credo di non aver sbagliato, ha dato una copertura assicurativa alla città, nel senso che se l'istruttore andava a buon fine, c'erano le compensazioni ambientali per il Comune di San Severo, che sono sostanziose, sono sostanziose. Quindi si è attardato in una diatriba dove si capisce che sulla delibera del 2015 le posizioni sono degaricate, e io nella mia esposizione, e lì ci sono i verbali, su quei punti, su quei passaggi su cui c'è controversia tra di noi, non mi sono intrattenuto neanche un secondo. Non l'ho fatto perché non avevo nulla da dire, ma l'ho fatto per lanciare un segnale politico chiaro che i miei interlocutori non hanno raccolto, non hanno colto, non hanno voluto cogliere, non lo so. La politica è fatta di segnali. E la capacità politica è quella di leggere nell'esposizione del proprio interlocutore e a quel punto anche impostare anche la propria esposizione in canali che vanno a corrispondere quella volontà di dialogo. Che io mi dispiaccio, ma negli interventi dei consiglieri di minoranza non ho raccolto. Ci si è attardati a dire che io sono il sindaco della legalità e mi sono seduto, non so con chi mi sono seduto. Cioè, a fronte di una mano tesa si è lanciato un ceffone. Ora, come diceva Santarelli, sono d'accordo con Santarelli, forse vengo da quella scuola. In politica uno sceglie il gioco da fare. Se vuole giocare a tennis, è chiaro che si gioca, si vince, però poi dal campo di gioco si esce con le arti sane. Se poi si vuole giocare a rugby, si gioca, però poi chi perde esce con le ossa rotte. Allora, cari consiglieri della minoranza, io non voglio fare il professore perché non ho niente da insegnare a nessuno, però il dibattito va seguito, va colto e voi non avete colto il segnale del sindaco. Adesso mi rincresce il fatto che siate voi a dispiacervi del fatto, tra l'altro l'avete detto che io sto intervenendo adesso, chi ve l'ha detta voi? Che ne sapete voi che il sindaco avrebbe respinto la vostra indicazione? Avrete e vi siete tradito in un lapsus davvero freudiano, perché in realtà voi questa cosa non la volete, voi volete alimentare la contrapposizione. Il sindaco non è ancora intervenuto,
sto intervenendo adesso, Capo Siena, Manzaro, Bisciosso, si sono doluti, ma di che cosa si sono doluti se io non ancora ho parlato? Abbiate pazienza. Allora è chiaro che Freud era uno che aveva capito la psicologia umana e questa sera si è capito che la vostra volontà certamente non era quella di dialogare, ma volevate, diciamo, demarcare una distinzione. Ed è legittimo, per l'amor del cielo. Però poi bisogna avere il coraggio di assumersi le responsabilità delle cose che si dicono. Io non voglio fare il professore perché non voglio insegnare niente a nessuno. Però mi si chiede, dice il consigliere Manzaro, perché non votate la nostra delibera? Cosa ci sta di sbagliato nella nostra delibera? Bene, l'avrei potuto dire nel primo intervento e non l'ho detto, proprio perché volevo provare a creare un ponte, una collaborazione tra noi, anche dichiarando esplicitamente la disponibilità a integrare i deliberati. Bene, all'interrogativo però a questo punto non mi posso sottrarre. Cosa c'è che non va? C'è che richiami un principio di precauzione che è assolutamente impertinente, inconferente rispetto alla cosa che diciamo, e ti spiego il perché. Perché non puoi dire, come voi avete detto, tu stesso hai detto nel tuo intervento, noi siamo favorevolissimi al compostaggio, cioè significa che quella metodologia di smaltimento del rifiuto viene ad essere accettata. Però poi a ogni 3x2, come suol dirsi, invochi questo principio di precauzione, che è un principio che si intende in una condotta cautelativa per quanto riguarda decisioni politiche ed economiche su gestioni che sono scientificamente controverse. Non voglio fare il professore, ma il principio di precauzione io l'ho invocato. Oh, finalmente, scusate l'interruzione. 5G, ma sai perché lì si può citare e qui no? Perché sui 5G la comunità scientifica non ancora si è pronunciata se sono metodologie corrette o no sul compostaggio, ma no da mo, da 20 anni lo stanno facendo in tutte le regioni. Quindi di che principio di precauzione parli? Vuoi finalmente, va, basta, ma allora non te lo volevo dire. Vabbè, se dobbiamo fare il tifo e intervenire, interveniamo tutti, considerando che il sindaco parla da mezz'ora, il presidente non l'ha interrotto. Votate la tua delibera che dice sciocchezze. Finisci, poi parlo io. Precauzione, Manzaro, la precauzione, vai a studiare prima di parlare, perché non voglio fare il professore, ma la precauzione si ha per metodologie scientificamente controverse. Come fai a invocare la precauzione se poi dici che il compostaggio sei favorevole? Mettiti d'accordo con te stesso e allora siate seri. Non si può votare quella delibera perché sta scritta male, ve lo devo dire in altri termini, perché dice delle cose senza sapere di che cavolo stiamo parlando. Quella è una delibera che se la mandiamo alla regione, alla provincia, ci ridono appresso. È chiaro o non è chiaro? Va bene, sindaco. Mi fa piacere tutto, che la consigliera Caposina finalmente, ma dopo 3 anni, ha capito che il presidente della provincia non ha poteri di interferenza in procedure istruttorie tecniche. Mi spiace che lo dica oggi che il presidente è Nicola Gatta del suo partito e invece non lo diceva ieri quando il presidente della provincia era Francesco Mizzi. Tu hai messo i tuoi tecnici nel comitato per farli approvare, la differenza sta che tu hai messo i tuoi ad avere un concetto così. I tuoi tecnici stanno nel comitato via. Presidente Caposina, per favore. Silenziate il microfono, per favore. Sindaco, finito. Non può essere votata perché poggia su presupposti che sono sbagliati. È una delibera scritta male dal mio punto di vista, perché il principio di precauzione viene richiamato a sproposito in un contesto nel quale di precauzione non si può parlare, perché i compostaggi si fanno dappertutto. Non è il precauzione, posso intervenire? Non è il compostaggio.
Sindaco, Presidente, il sindaco non poteva fare la dichiarazione di voto. Sindaco, un consigliere come gli altri. Allora non la può fare nemmeno Manzaro. Allora se il sindaco come consigliere non può fare la dichiarazione, non la poteva fare nemmeno Manzaro. Come la puoi fare? Per favore, sindaco, si mette il caposine da. Come Manzaro la può fare? Uno per gruppo e uno per gruppo. E Manzaro che gruppo è? La fa un consigliere per gruppo. E Manzaro che gruppo è? Indipendente. È un gruppo indipendente, ma comunque il sindaco a che gruppo appartiene? Il sindaco non ha aderito a nessun gruppo e quindi rimane consigliere. Il sindaco come fa le sue conclusioni. Per assurdo può intervenire anche per fare le conclusioni in quanto sindaco, ma non può fare le dichiarazioni. Posso il presidente? Posso.